Il Papa della Carità varca i terribili cancelli. Paolo VI ripete il gesto di Giovanni XXIII visitando il carcere romano di Regina Coeli. Sosta a lungo nell'infermeria dove si intrattiene con i degenti ai quali rivolge parole di conforto. Quando giunge nella rotonda leva le braccia in atto di saluto verso i tre ordini di celle. Un giovane gli rivolge un indirizzo di omaggio a nome di tutti i compagni di pena. Il pontefice lo invita ad avvicinarsi e lo abbraccia con gesto affettuoso. Su un piccolo altare di legno, progettato e costruito dai detenuti, Paolo VI celebra la Santa Messa. Sono felice di essere qui mandato da nostro Signor Gesù Cristo, ha detto dopo il Vangelo, e ha aggiunto: quando vi è fatto di pensare che nessuno vi vuole più bene, ricordatevi che c'è sempre il Papa a volervene. Più volte la sua voce si è spezzata in un singhiozzo e più volte ai singhiozzi del pontefice ha fatto eco il pianto di molti detenuti, di molti tra coloro che egli aveva chiamato affettuosamente figli carissimi.